Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo su Road to Champion. Ragazzi, sì, come potete vedere sono calato un po' di trofei, però oggi andremo a fare una valanga di attacchi. Se riesco, in tre attacchi, perché ho due cose di stelle da fare. Bene, io direi, senza perdere un attimo di tempo, di andare subito a cercare il nostro degno avversario. Ragazzi, l'ho trovato l'avversario, ed è una pippa atroce. Allora, direi subito di ammazzare. Così quasi potrei puntare... queste due difese aeree più le terremoto lì, però ci sono le torri infernali che faranno tanto male. Proviamoci. Ci sono pure gli archi X, ci sono. Rivolti verso l'alto. Speriamo di riuscire a fare qualche cosa. Ok. Allora. Una difesa aerea distrutta solo con i fulmini. Pure l'altra. Direi di puntare con le terremoto lì. Direi di fare un po' di danni con le terremoto. E perfetto, direi di buttare subito i mastini. Anzi, prima i draghi, con i cuccioli anche, e con i draghi dietro, poi i mastini li butto dopo. Ci sono tre archi X, direi di buttare ora gli archi X, cioè sì, gli archi X, i mastini, e anche la regina e il re, così almeno si pigliano un po' di danni anche regina e re, e i draghi e gli altri rimangono in vita. Allora, se riesco ad arrivare al centro della città senza che la maggior parte dei draghi muoia, ce la posso anche fare. Il re sta morendo. E ce l'ho fatta, difatti le difese aeree sono andate a farsi benedire. Però ci sono ancora, c'è ancora la torre infernale. Che farà una bruttissima, ha fatto una bruttissima fine. Allora, due stelle penso sicure. Anche perché ho tante truppe ancora in vita. Una sicura, perfetto. Però c'è la torre infernale che fa veramente tanto male, ragazzi. È un qualcosa di veramente doloroso. Dai, 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 che ci sono anche i cuccioli. Vai, regina, vai, regina. Vai, drago, vai, drago. Fai, buttali giù quel municipio. Buttaglielo giù, buttaglielo giù, ragazzi. C'ho il sole in faccia. Butta, sì, due stelle. Sì, due stelle. E iniziamo alla grande l'attacco. Gli attacchi. Iniziamo veramente alla grande. Perfetto. Riesco anche a tristellare, ma non credo. Ma non credo che ce la farò mai nella vita. Anche se le difese che ha sono scarsissime, insomma. Però c'ha le cose agli angoli. E quelle sono toste. Devo essere onesto, ho fatto anche un buon bottino. Non ho fatto male. E l'attacco direi che si può anche concludere qua. Io faccio finire il cucciolo. Che muoia. Così almeno fotto più risorse possibile. Perfetto. Il cucciolo morirà con la torre dell'arciere. E l'attacco è terminato. Ragazzi, direi di passare subito al prossimo avversario. Ragazzi, l'ho trovato l'avversario. Sì, è abbastanza scarso questo. Parecchio scarso, anche perché... cioè, un TH8. Ma che cazzo? Vabbè, distruggiamoli tutto senza per un attimo di tempo. Allora, io lo attacco da di là, quindi devo distruggere questa. Ho deciso di attaccarlo da di là perché c'è la difesa aerea lì. Questa. Tanto con i mastini c'è solo più una difesa aerea, quindi boh. Terremoto lì. Terremoto lì. Questo tra l'altro c'ha anche buone risorse, quindi... allora, direi di mettere questo qua. Questo qua. E basta. E direi di buttarci i draghi. I cuccioli. Questi. E i mastini. Così adesso i mastini vanno sulla difesa aerea. E si prendono tutti i danni. Nel frattempo il resto dei gesuiti qua, perché sì, sono gesuiti. Arriva e fa devasto, parecchio devasto, sperando che i mastini resistano. Ma sì, dovrebbero resistere anche perché la difesa aerea ce n'è solo una, quindi... in teoria non muoiono nemmeno i mastini, perfetto. I mastini non sono morti. Una stella fatta, quindi il bottino giornaliero l'ho fatto. E ragazzi, io adesso scalo in campione 1. Quindi, boh, scalerò verso la vetta alta della classifica. E, boh, io per oggi farò solo due attacchi perché c'era il bottino bonus stella. Nel frattempo io fuori onda cercherò di salire, ritornare in Lega Campione, anche perché sono sceso abbastanza. Non ho più attaccato dopo l'ultimo attacco che avevo fatto. A parte ieri che ne ho fatto solo uno di attacco, avete visto, due stelle. E, boh, questo qua gli ho fatto parecchio male. Gli ho fatto un bel bottino pure. Parecchio bello. E fra poco mi posso avviare la torre bombardiera a livello 2. Ragazzi, c'ho già fra poco la torre bombardiera a livello 2.
Speriamo che mi aggiunge le stelle anche per il prossimo. Ah, ok, non so solo quello. Perfetto. Come potete vedere, ragazzi, c'ho un grandissimo bottino. Ne ho fatto veramente tanto, parecchio. Vediamo il bonus giornaliero. E non me la contate neanche le altre stelle, quindi boh, perfetto. Allora, prendiamo la della tesoriera e termino il video. Ragazzi, io spero che il video veramente vi sia piaciuto. Guardate quanto mi manca per avviare la torre bombardiera a livello 2. Io adesso cercherò di... farò quell'altro bonus giornaliero subito dopo il video, tranquillamente, e cercherò di portarmi avanti e risalire in Lega Campione, e soprattutto portarmi in Campione 1. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e alla prossima belli. Ciao ciao.